questa puntata di Vesper Estate, la nostra trasmissione alla ricerca dei e alla conoscenza soprattutto dei talenti, che ce ne sono tantissimi. Siamo ospiti del ristorante 20 Nodi di Contrada Foggia, grazie a Giuseppe ed Alice che ci ospitano, ed è un grande piacere oggi avere insieme a noi Gaetano Guardino, che è un chitarrista professionista che ormai vive fuori, fai questo di lavoro, si può dire, cioè, non è un passatempo, no. Non è un hobby, questa è una cosa importantissima. Intanto cominciamo subito col dire a chi ci sta seguendo da casa, per chi, per quei pochi che non ti conoscessero, che lui è figlio di Gino Guardino, chitarrista, storico chitarrista della band, della cover dei Pooh, Amici per sempre. Questo per dire che Gaetano è nato con la chitarra in mano. Possiamo cominciare a dirla così? Possiamo dire, possiamo. Vedi che giro che ho dovuto fare. Allora, la passione della chitarra nasce perché tu vedevi questo strumento a casa. Mi sono trovato fin da subito immerso nella musica. In realtà tutto è stato naturale, perché nessuno mi ha mai detto di suonare qualcosa, quindi è stato tutto molto naturale. Ho iniziato con vari strumenti per poi passare alla chitarra. Allora, noi abbiamo cominciato questo nostro incontro, tu ci hai fatto ascoltare un pezzo latino, diciamo brasiliano, esatto, bossa nova, di un grandissimo compositore, Villa-Lobos, che lui suonava un po' di tutto, pianoforte, chitarra, e questo è un brano. Come si chiamano questi? Polistrumentisti. Polistrumentisti, è un compositore che io amo profondamente, Villa-Lobos. E ho suonato lo showroom numero uno di Villa-Lobos, quindi è veramente... Tra l'altro bello virtuoso. È abbastanza elaborato, diciamo, al suo grado. Questa cosa ci consente di sorridere un po', perché oggi Gaetano è qui in vacanza, naturalmente, e allora dice: io la mia chitarra non ce l'ho, e ho dovuto fare ricorso a la prima che hai trovato. Sì. E me, la prima cosa che mi hai detto è una chitarra da 19 euro. Esatto, con delle corde... Potevi dirmi da 20 euro, mica siamo qua al supermercato, no, ma stavo scherzando. No, questo è per dire che poi alla fine ci si industria, no? Esatto. Bisogna cercare di ottenere sempre il massimo, anche con qualcosa di veramente economico. Quindi speriamo che a casa hanno sentito qualcosa di accettabile. Non ci sono dubbi su questo. Ecco, la musica latina è un po' tra quelle che tu prediligi? Amo tanto questo tipo di musica, anche perché credo che qui in Sicilia siamo molto legati anche a una tradizione di questo tipo, e quindi si riaggancia un po' alla musica latina, anche se amo profondamente il rock, abbinato alla classica, quindi classica, rock, quindi tutto quello che... La musica non ha la confine. La musica in generale che non ha confine. Non sono razzista per la musica. Assolutamente, non siamo razzisti a prescindere. Cominciamo a parlare un po' di questa tua passione musica, che è diventato mestiere, è diventata professione. Tu oggi lavori dove? Dove vivi intanto? Allora, vivo ad Ancona, e lì ho, diciamo, un quartier generale. Hai fatto il conservatorio? Ho fatto il conservatorio, quindi insomma è stato un percorso molto lungo. Il conservatorio è a Fermo, Pergolesi di Fermo, e poi da lì mi muovo tra Roma, Milano, Bologna. In realtà ad Ancona ci sto veramente pochissimo, quindi sono sempre in giro per vari lavori, in studio. E tu sei stato già, come si chiama, come vi chiamate in gergo, turnisti? Chiamiamoli così, dai. Ci spieghi cosa significa? Beh, è qualcosa di veramente complicato da spiegare. Ho capito che non ti piace molto la definizione turnista. No, in realtà no, perché... Perché siete musicisti, però diciamo che girate con il cantante leader, che magari ha bisogno di costruire un gruppo, e quindi puoi essere chiamato a far parte di questo gruppo. Esatto, diciamo che ho iniziato così, appunto, con vari cantanti della scena italiana. Poi in realtà facci qualche nome. Sono stato con Paolo Simoni, adesso con Noelia, la cantante portoricana, per chi non la conoscesse, insomma, un brano Candela di qualche anno fa. E poi sono stato in giro con altri cantanti più o meno conosciuti, X Factor, i The Voice, eccetera eccetera, e adesso mi sto occupando molto anche di produzioni, in realtà, di produzioni sto collaborando con diversi autori, produttori, quindi tanto lavoro in studio per altri, ma soprattutto per me. E tu hai cominciato ad incidere già, no? Sì, già da anni che faccio questo, sto continuando, ma nel frattempo sto portando avanti un progetto mio, solista, sia con chitarra classica che con elettrica, quindi
è qualcosa di molto stimolante. Tu hai cominciato con la chitarra classica, ma la chitarra elettrica è quella che ti ha permesso di entrare, esatto, anche nello, esatto, possiamo definire lo show business fino a un certo punto, però sì, insomma quello è. Sì, sì, esatto, sì. In realtà ho sempre suonato dalla classica all'elettrica, fin da piccolo, perché fa parte di me sia la classica che l'elettrica, l'armonia, le musiche legate a un repertorio veramente lontano a noi, invece a un repertorio attuale, quindi sono metà classico, metà elettrico, sono così. Oggi abbiamo visto la parte classica, perché quella elettrica, per ovvie ragioni, non era complicato qui, però portare... se andate in giro su YouTube trovate molte cose di Gaetano. Sì. Gaetano è veramente, allora fammelo dire, Gaetano è un bravissimo artista, ma è anche molto umile, ed è questo il segreto, questo te lo dico. Ti ringrazio. Perché è fondamentale questo, c'è gente che si sente arrivata al primo giorno, invece Gaetano assolutamente, potendosi permettere di sentirsi arrivato, secondo me, eppure lui non si sente arrivato, e questo è fondamentale, perché talvolta l'errore che si compie è quello, perché specialmente la musica credo che sia continua ricerca, no? E poi studio. Siamo dei ricercatori. Ecco, siamo dei ricercatori del CNR. Parliamo della musica invece, questa più roccheggiante, che sì, è quella che ti appassiona. Il tuo progetto è incentrato su questo? Il mio progetto, sì, una parte... Metà e metà, però... Metà è incentrato appunto sul repertorio classico, quindi da Bach a Villa-Lobos, a Lauro, a Roland Dienz. L'altro progetto è legato alla chitarra elettrica, quindi a tutta la... da Hendrix a Anderson, a Jeff Beck, ma anche a qualcosa di italiano, riproposto tutto in chiave strumentale, dove la chitarra fa parte della scena. Ma tu lo sai che Jimi Hendrix suonava anche con i denti? Tantissimo, tantissimo. Uno, dicendo questa cosa, uno dice vabbè, è un virtuosismo come un altro, tanto per far parlare di sé. No, la verità è che Jimi Hendrix era veramente un grandissimo artista. Era veramente qualcosa di incredibile. Ne nascono pochi al mondo. Esattamente. Jimi Hendrix morto nel 1970, quindi stiamo parlando di una realtà che lui naturalmente non può aver mai conosciuto. Io che sono nato in quell'anno, figurati quanto posso averlo conosciuto. Però per fortuna la musica poi ci lascia, esatto, l'eredità. Noi possiamo, esatto, ascoltare la musica in qualunque momento, in qualunque modo, anche adesso con i dispositivi internet, Spotify, Deezer, eccetera eccetera. Esatto. Ecco, tu quando la musica, tu hai fatto un genere, la musica italiana, che pure ripropone, sì, tipo quali artisti? Lucio Dalla. In chiave elettrica? In chiave elettrica, dove la chitarra fa praticamente la melodia sul brano, su uno dei brani più famosi suoi, Caruso. E quindi diciamo, e poi ripropongo una parte invece più spagnoleggiante, quindi tu sperimenti? Assolutamente, infatti tutti quelli che mi vedono quando suono mi dicono sei un pazzo, perché fai cose che in teoria la massa, cioè è molto normale, strano, certo, no? È strano, però è quello che rende tutto molto più accattivante, più, sì, interessante, perché tu vedi le rielaborazioni, le chiavi di lettura, esatto, ecco, questo è una cosa che mi... E poi sei appassionato di musica classica, tantissimo, con brani anche diciamo così sentimentali del repertorio moderno, contemporaneo, molto, però molto. Ecco, per esempio uno di quelli che adesso ci fai ascoltare qual è? Sono legato a, parlando d'Italia, a Ennio Morricone. Ennio Morricone. Ennio Morricone, in particolar modo a un brano del nuovo cinema Paradiso, Love Them, l'ho ascoltato appunto adesso tra poco, con una chitarra da €19,90. Questa storia della chitarra da €19,90 è il tormentone di questa puntata di Vespere Estate. Ascoltiamo questa bellissima esibizione di Gaetano, tratta da Nuovo Cinema Paradiso, del grande maestro Morricone. Thank you.
insomma, per essere una chitarra da 19,90 euro ti ha permesso di qualcosa, esprimere. Dai. E poi tra l'altro c'è qualcosa che non tutti sanno: questo pezzo non è proprio Ennio Morricone. Esatto, è firmato da Andrea Morricone, che è il figlio. Esatto, sì. Però tutti scrivono Ennio Morricone. È chiaro, insomma, è chiaro, perché Ennio Morricone ha una storia, un nome di un certo tipo. Perché ti piace questo pezzo? Perché sono rimasto colpito da questa melodia, che in realtà a pensarci è veramente semplice, cioè non è qualcosa di... però il problema è crearla, quindi sono rimasto colpito da una creazione di questo tipo e quindi mi affascina molto riprodurla e farla un po' mia. E poi apprezzo tantissimo la melodia della musica italiana, poi, quindi non posso fare altro che ricordarmela, no? Che suonarla e farla sempre. Quindi. Ecco, ma tu a casa, Gino, papà Gino, ogni tanto, perché lui suona la chitarra elettrica, sì, Gino Guardino, sì. Ovviamente chi suona la chitarra elettrica sa suonare, e peraltro abbiamo visto meravigliosamente, la chitarra classica. Quali sono i pezzi di Gino Guardino che ti hanno... che ti hanno di più ispirato? Sicuramente quando mi ha fatto sentire Cliff Dower di Eric Johnson. Ehi, lì proprio urca. Lì sono andato proprio in crisi profonda. E poi insomma Jeff Beck e altri del repertorio. E vabbè, dillo, dai, Do di Battaglia. E soprattutto che Do ci di vuole Battaglia. A dirlo? Così complicato. Che poi Do di Battaglia è un grande chitarrista. Tantissimo. A parte tutto, sì, quello che si può, sì, dire, no, no, lo amo profondamente. Ironizzare sul fatto la musica pop, no? C'è chi dice che il pop non è una musica di primissimo livello. Io non la penso così, ma perché no, non siamo razzisti. Neanch'io. Ecco, neanch'io. Ti voglio proprio sapere questo da te. La musica non deve avere confine, tu lo hai dimostrato, e non ne ha confini. E quando ti esibisci con i colleghi dei gruppi che accompagnate, sì, gli artisti, qual è, come si chiama? Adesso tutti parlano di empatia, che è questa parola bellissima, se ne abusa, talvolta, sì, la si mette pure quando, sì, non c'entra, però quella è, come si crea il rapporto? Il rapporto? Molto professionale, oppure c'è anche qualcosa di umano? Beh, spesso è tanto umano, però a volte non hai il tempo di instaurare un rapporto umano, quindi devi essere veloce un po' a creare una sintonia, però sì, si va sempre alla ricerca di un rapporto umano, quello è fondamentale nella vita, ma soprattutto nella musica. E quando si costruisce il repertorio di un concerto, di una serata, in quanto realtà, tempo si prova? In realtà non si costruisce il repertorio, il repertorio è quello, si fa, ecco, una, no, prova. Si costruisce, intendo, sì, intendo dire, nel senso che vi dovete vedervi e, esatto, suonare la prima. Di solito facciamo una prova e poi andiamo subito, come quando mi è successo con Paolo Simoni all'apertura dei concerti a Ligabue, a San Siro, all'Olimpico. Il giorno prima eravamo a fare la prova di un'ora del concerto, l'indomani eravamo a San Siro, all'Olimpico, cioè è stato veramente qualcosa di incredibile. Ma mi spieghi come funziona? Cosa ti danno? Lo spartito? No, non ti danno, no, niente. Ah, quindi i pezzi sono questi, fai tu. Devi averli ascoltati almeno, chiaro, qualche volta. Poi tutta prima. Memoria, quindi non, cioè, non esiste il discorso di leggere la musica, quindi anche se hai poco tempo, di solito hai una settimana di tempo per preparare un repertorio. E allora questo mi induce a farti una domanda: chi dovesse avere bisogno di leggere la musica fatica a trovare posto in queste band, no? Perché è tutto molto... Sì, bisogna avere anche una capacità di memoria, quindi essere un po' aperti in questo senso, perché se sei legato semplicemente sempre allo spartito, è chiaro che in questi contesti magari viene un po' difficile. E questo mi intriga molto, questo argomento. Suonare davanti a 100.000 persone, che sensazione ti ha, ha provocato? Lì è quello che ho sempre sognato, e ritrovarmi lì ho detto, ah, caspita, allora i sogni possono diventare ma realtà. L'hai conosciuto Ligabue? Sì, siamo stati insomma insieme. E tutto questo è veramente incredibile, Massimo. Che poi tra l'altro quelli che aprono i concerti storicamente esistono da sempre, sì, insomma, esatto, ricordiamo, esatto. I Beatles aprivano i concerti di, non mi ricordo adesso di chi, per dire che, sì, insomma, è una, sì, tradizione, sì, che ha formato tanti musicisti, tanto, perché poi tanto. Il confronto è fondamentale, credo, di immaginare. Tanto, poi ovviamente devi essere preparato anche ai tanti viaggi e al poco sonno, quindi devi arrivare al concerto sempre al top nonostante hai dormito un'ora, quindi veramente incredibile. Ascoltami, ma il rock, i tuoi punti di riferimento chi sono? Che poi rock e blues sappiamo che sono, sì, molto, esatto, legati tra di loro. Sicuramente
ho detto rock and blues appositamente perché la cosa che adesso ascolteremo è molto raggruppa entrambe le cose. Beh, ho iniziato a 13 anni con la mia prima rock band da teppisti, 13 anni con i Deep Purple. Quindi appunto quello che sentiranno sarà tratto un po' da lì con chitarra classica, quindi sarà veramente strano, per poi passare un po', per poi passare a Jeff Beck, a passare ai Queen, quindi Brian May, Hendrix, i grandi nomi, eccetera eccetera, tutti i grandi nomi. Sì. Allora ascoltiamo questo virtuosismo di Gaetano che ha un solo difetto, indovina quale? Troppo corto. È bravo. Ci vediamo tra poco. Facciamo, ribadiamo il tormentone, chitarra da... Da 19,90. Chitarra da 19,90 e corde? Corde da 0,89 centesimi, cioè veramente... È una chitarra che ho trovato tipo in mezzo alla polvere a casa. Non... Con tutto il rispetto. Manco intonata, cioè tutte corde vecchie, cioè ho accordato un po', ma... Cosa ti ho costretto a fare? Cosa ho fatto fare, Massimo? Però questo, io trovo che questo sia un omaggio alla musica, però. Sì. Non sottovalutarlo, sì. È un omaggio alla musica. Un omaggio a parte un omaggio a me, ai nostri telespettatori, esatto, io di questo naturalmente... Ti ringrazio con grandissimo affetto. Parliamo di quello che stai facendo adesso. Sì, adesso appunto sto lavorando a questi due miei progetti solisti con chitarra classica ed elettrica, infatti già ho iniziato e porterò in giro uno spettacolo costruito proprio in queste vesti. Poi sono fresco da un concerto a Sciacca per Mario Brozzi, che ha presentato il suo libro. Quindi... Mario Brozzi, per completezza di informazione, medico attuale del Milan Calcio, leader dello staff medico del Milan Calcio, lo fu anche della Roma, che ha raccontato in un libro anche la sua storia personale di genitore oltre, esatto, che di medico. E quindi tu ti sei esibito alla multisala Badia Grande come accompagnamento a questa serata. E adesso sto lavorando con alcuni grandi autori della musica italiana per alcuni artisti. Non posso dire tantissimo, però. E noi non vogliamo. Ma per inediti? Sono sì, che andranno alla luce, insomma. Quindi presto. In questo caso lavorerai in studio? In studio, sto lavorando in studio tantissimo, quindi come compositore. Come compositore e quindi insomma in questo periodo sono davvero molto pieno in questo senso, poi con i concerti in giro, quindi... Ecco Gaetano, ma tu quanti anni hai? 28. 28 anni, quindi sei giovanissimo, sì. E sei fuori da? Da circa 10 anni ormai. Quindi sei andato via che eri appena maggiorenne? Sì, subito. E allora, adesso parliamo un po' di questo aspetto della questione, perché poi è tutto... l'arte, il talento, la voglia di riuscire, di fare quello, soprattutto quello per cui si ha grande passione, confligge apparentemente poi con tante altre questioni, la famiglia, tu sei andato via ragazzino, si può, sì, dire, anche se a 18 anni hai già, diciamo, sei già un uomo, però sei andato via ragazzino, hai lasciato qua la, sì, famiglia. Ecco, questo distacco com'è stato? Per te e per i tuoi? È stato difficile, però dentro di me la voglia di fare ciò che ho sempre desiderato e amato era talmente grande che comunque anche se c'era un grande distacco, quello che mi stava succedendo, che stavo facendo, mi dava la forza di fare, di continuare, anche se è stato un percorso molto lungo e lo sarà per tutta la mia vita. Certo. Però questa mia voglia è stata la forza in tutto. E i tuoi ti hanno assecondato, però? Assolutamente sì, assolutamente. È stato doloroso anche per loro? Sì, ogni volta che mi vedono, diciamo, faticoso, arrivo... Doloroso no, perché poi no, alla fine quando un figlio si realizza uno è felice, però diciamo che è faticoso accettarlo, no? Immagino che per i genitori non è facile una cosa del genere, perché è bello vivere con la propria famiglia, con i propri amici e con tutti i tuoi cari. Certo. Poi succede che tu per esempio dici adesso scendo giù qualche giorno, sto tranquillo e trovi un rompiscatole che ti dice voglio fare una trasmissione con te, vieni a fare un pezzo. No Massimo, sai che per me è sempre un grande piacere, sì, sono stati giorni effettivamente, sono sceso veramente per circa una settimana, forse un po' più, ma sono stati giorni veramente intensi, cioè
Ho capito che per stare un po' tranquillo devo scendere almeno un mese per stare un po' rilassato. Perché... Ma tu ascolti la musica, naturalmente. Sì, ecco. Sempre. Tu l'ascolti per curiosità, per passione, o perché è proprio quasi, come si può dire, una componente del lavoro che fai? È una componente della mia vita e poi soprattutto per curiosità, perché ho bisogno di sentire ciò che fanno i grandi e quindi un po' capire ciò che hanno fatto, ciò che mi piace, quindi diciamo tante cose che poi... E questa musica di oggi come ti sembra? Dimmelo piano. Ci sono tante belle produzioni, non è per niente quello che a volte le persone dicono. Sì, alcune cose è vero che magari stanno un po', però ci sono tante belle produzioni e tanti grandi produttori che lavorano dietro con grandi musicisti, quindi massimo rispetto sempre per tutto. Ecco, il rispetto è fondamentale, perché si cresce soltanto rispettando gli altri, esatto. Perché così poi uno può pretendere rispetto per se stesso, esatto. Mettiamola così, esatto. Sei andato al mare in questi giorni? Pochissimo. Potevi andarci oggi per esempio, però sei stato costretto a cercare una chitarra da 19,90 euro per poterti esibire. Allora, noi ci possiamo salutare adesso, ma tu ci saluti con un altro pezzo. Mi saluto con un valzer di Antonio Lauro. Oggi non ci siamo fatti mancare nulla. Esatto, un valzer numero 2 di Antonio Lauro. Buon ascolto e intanto io devo ribadire il grande ringraziamento per te, per la tua cortesia, per essere stato nostro ospite e naturalmente mancheranno altre occasioni in futuro. Assolutamente. Nel lasciarvi alla musica voglio ringraziare ancora il ristorante 20 Nodi di Contrada Foggia di Giuseppe e Alice per averci ospitato. Grazie, appuntamento alla prossima settimana.